partiti! Subito una grande sfida qui ai Tornei Skies, ritorno quarto di finale contro Splash, che affrontano i Malesseri. Colpo di tacco, subito una grandissima risposta da parte del portiere. Intervento dell'arbitro, fallaccio. E subito un calcio di punizione. Palla all'indietro, addomesticata dal numero 4 degli Splash. Poi intercetta questo pallone, rientra il 22, lascia sfilare con Buglione e provava ad agganciare il pallone. Portiere piatto centrale, poi l'appoggio laterale, ancora il ritorno sul numero 1 dei Viola. Il lancio in avanti dove però non c'è assolutamente nessuno, allora si riparte. Malesseri, con il numero 19 il controllo di Buglione. Buglione sbaglia, non si intende col compagno, poi l'uscita del portiere che scaraventa il pallone in avanti senza senso. E allora si riparte dagli Splash. Buglione. Palla in avanti, ottimo l'affondo per Buglione, intercetta il numero 22 e poi scarica il sinistro alto. Era una grande idea verso l'inserimento di Buglione, peccato che non è riuscito il pallone a sfilare. Andolfi lancia in avanti, ancora il 22 sulla strada del pallone, poi l'aggancio, si riparte in avanti per Andolfi, ma c'è sempre lui che aggancia il pallone, rimessa laterale per i nero-azzurri. Andolfi palla ancora all'indietro, temporeggia, tiene bene il pallone il numero 6 e ritorna sul portiere. Buglione, tacco splendido a liberare Buglione col sinistro, grande azione, splendida idea, poco meno il tiro di Buglione, ma molto più incisiva la frase di manovra dei Malesseri. Palla in avanti dove non c'è nessuno. Ecco questo pallone in avanti, attenzione, può scaricare il sinistro, l'uscita del portiere che in due tempi riesce a controllare, ad evitare che accada il peggio. Controllo di Buglione, riesce a resistere alla carica, mantiene il pallone, poi scarica al destro! Brivido! Che idea! Provato a sorprendere il portiere fuori dai pali. Allora c'è questo lancio in avanti, l'uscita del portiere, ottima da anticipare, poi va col destro, da dimenticare, Andolfi prova a controllare, viene però fermato e allora si riparte dal numero 6 di Viola che appoggia verso il compagno di squadra, il numero 22, Zolatino ci prova, esterno della rete, bellissima partita, si alzano i ritmi, c'è questo anticipo, là in avanti per Andolfi, pallone buono, attenzione, scarica al destro, la risposta del numero 1 di Viola, grande parata. Controllo con numero 22, si alzano i ritmi, si libera col sinistro, riesce a resistere alla carica, poi affonda per il numero 21, limite dell'aria, sinistro, ribattuto. Calcio d'angolo. Buglione, ripartenza di Buglione, resiste ancora Buglione, col sinistro, sempre lui, terrificante, ci mette una pezza il portiere. La battuta dal calcio d'angolo, si propone Buglione, poi si allarga, attenzione, la riceve col destro, appoggia col sinistro, ritorna! Poco, è buona! Riesce però ad incrementare la situazione, allora si riparte dal numero 4. Fondo dentro, attenzione, possibilità di calciare, vince il duello! È bravo qui ad opporsi il portiere, insiste! Uno... La squadra dei Lilla. Piatto alto. Le azioni si susseguono a ripetizione. Andolfi. Buglione. Lo stop. Sbagliato poi il destro. Sicuramente l'uomo più pericoloso della serata. Eccolo qui. Numero 19. Buglione.
Andolfi, sbaglia Andolfi, rischia! Per fortuna poi rimedia. Rischioso il tentativo di Andolfi di liberare. Adesso si allontana dal punto di battuta. L'appoggio per il numero 1, che alza la testa, prova a liberare per Buglione. Cerca un uomo libero, lo trova, palla in avanti. Niente da fare. Circolazione palla ottima da parte dei Viola, poi fa sfilare il numero 21 che però non riesce a recuperare il pallone e si riparte dai malesseri. Appoggio per il portiere, palla sbagliata completamente, possibilità di scaricare il destro, si libera del difensore, palla dentro! A centimetri dal vantaggio, gli splash con il numero 22. Ha saltato una serie di avversari, poi il sinistro tagliato e sfila sul fondo sibilando vicino al palo. Buglione aggancia il pallone, ancora Buglione, si allarga, la prova sul destro e Buglione! Sempre lui, ma è bravissimo il numero uno dei Lilla. Che adesso riceve i suoi, Andolfi col destro, alto! Buona partita, bella, si alzano i ritmi, buon fraseggio da parte dei Viola, altrettanto la risposta dei nero-azzurri, occasione col destro qui, poi ancora Buglione, fuori, insistono i nero-azzurri. Ci ha provato Buglione sulla respinta, ripartenza Viola, rientra la parte difensiva, ma il portiere allunga, prolungando il pallone e mettendolo fuori, l'attacco degli splash, finta, ottima, fallo da parte di Buglione, calcetto e guadagna un buon calcio di punizione la squadra degli splash. Al limite dell'area potrebbero anche provare il destro in porta. Dove sto io, ragazzi? L'arbitro appunta quanto accaduto e assegna dunque questo calcio di punizione. Posizione favorevole per calciare in porta, ma anche per appoggiare alla corrente di un compagno. Attenzione, vediamo, sinistro! Grande idea, ha provato a sorprendere sul palo basso. L'idea era quasi riuscita. Andolfi. Errore nel disimpegno, troppa distrazione. E allora si riparte dagli splash. Cerca un uomo libero, prova a trovarlo Andolfi, poi Buglione. Prova a spazzare in avanti, non riesce. Punto di battuta sempre Buglione. Buglione lancia dentro, buona l'idea, viene però intercettato. Si difende la squadra degli splash, poi ancora un errore, attacco al limite dell'area, prova a centrare il pallone per Buglione. La palla non sfila. Colpo di testa tentato da Andolfi che però non aggancia il pallone. Attenzione, ripartenza Viola, l'allargo da parte del numero 21, la pressione da parte di Buglione che era rientrato, poi l'anticipo qui, cercare di superare lui, e allora ancora Buglione, prova a cercare Andolfi, preferisce andare all'indietro verso l'altro compagno di squadra. Tiene bene il pallone, cerca l'affondo, Andolfi lo stop, si propone Buglione, gran controllo col destro, resiste Buglione, l'uscita del portiere, ancora Andolfi, controlla palla, combatte, davvero Leone, alza la testa, ritorna all'indietro verso il compagno, cerca di nuovo l'uomo libero, lancia in avanti, colpo di testa in anticipo. E allora occasione adesso per ripartire la parte di splash, palla tagliata dentro, col sinistro, ancora, vicinissimo al vantaggio gli splash. Lancio dentro, prova a sfilare, combatte Andolfi, l'uscita del portiere, poi prova il grande colpo sull'uscita del portiere. La rimessa affidata al numero uno dei Viola, il lancio in avanti completamente da dimenticare, finisce direttamente tra le mani dell'altro portiere che poi rilancia subito in avanti, lo stop non riesce però poi a controllare, allora gli splash provano a ripartire col numero 22 che poi si ferma, prova ad alzare la testa, lo fa e appoggia verso il numero 6 che alza ancora questo pallone, attenzione l'errore clamoroso, può calciare in porta, lo fa, tiro da dimenticare,
si trasforma in un tiraccio e nulla ancora di fatto. Il risultato è inchiodato sullo 0-0 per questo quarto di finale, gara di ritorno, tornei Skies, sfida tra Splash, attenzione, occasione Buglione che non colpisce come dovrebbe. Dicevamo 0-0 dunque tra Splash e Malesseri. Attenzione a questa occasione, il lancio in avanti, l'anticipo, poi non riesce, clamoroso. Andolfi, palla all'indietro, Poggia tiene bene il pallone, viene però anticipato. Attenzione, un'occasione da parte di Viola, potrebbe col numero 21, resiste, poi ancora non riesce a controllare il pallone, prova ad affondare, ma c'è però Andolfi che anticipa. Rischia poi al limite dell'area, retropassaggio rischioso verso il portiere, prova a liberare, c'è questo tentativo di disimpegno, poi non riesce a colpire. Lancio in avanti, il colpo di testa di Andolfi, prova ad anticipare, non riesce il controllo, si rimane sullo 0-0, ma quanti duelli, quanti capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Lancio in avanti, possibilità di calciare, lo fa e fa difetto ancora la mira, nulla di fatto, è 0-0 qui al Salice. Numero qui a provare a superare l'avversario, poi perde il pallone, però si riparte dal numero 1, buona la difesa da parte dei Viola. Il controllo, palla all'indietro, calcia in porta, esterno della rete. Niente da fare, Buglione, Andolfi, appoggia per il compagno di squadra, Buglione riceve palla, prova a centrare la finta, viene però fermato fallosamente, c'è il fallo, dunque calcio di punizione per i Malesseri. Si allontana Buglione dal punto di battuta dove è stato colpito duramente nelle parti basse, prova a recuperare, sistema palla, lo spazio è poco per poter provare a calciare in porta, vediamo se riesce o cerca qualche compagno libero. Preferisce appoggiare col destro, niente da fare. Palla dentro, l'anticipo, aggancia Buglione che scarica al sinistro, e qui tutto molto bello, il sinistro di Buglione, ma altrettanto la risposta da parte del portiere. Provano a ripartire Lilla, il destro, nulla da fare. Attenzione a Buglione, Buglione dentro, chiama la corrente del numero 6, il destro e il gol, si sblocca il risultato su un'idea di Buglione che fa salire il compagno di squadra, finta, si è accentrato e col piatto trova l'angolino basso sul quale il portiere non può fare nulla, è vantaggio Malesseri qui al Salice, è 1-0. Vediamo se provano a reagire. Sinistro da dimenticare, per la verità ci ha battato dopo un controllo. Lancio dentro, attenzione Andolfi, fa sfilare bene il pallone, ricordiamo il punteggio è 1-0, da poco sbloccato a favore dei Malesseri. Anticipo duro qui, se fischio, fischio, se non fischio continuare. Piede a martello. Grazie.
destro si gira in maniera splendida. Grande occasione ancora per i malesseri, possibilità di raddoppiare. Tocco dentro, lo stop, il colpo di testa, poi la finta, ancora Buglione, bravissimo, occasione davanti al portiere! E qui si è letteralmente divorato il raddoppio, la squadra dei malesseri, poi errore, attenzione, in bambola! La difesa degli splash prova ad approfittarne Buglione che alza questo campanile sul quale interviene. Però non riesce e subito ripartenza da parte di Viola con Andolfi che però intercetta, appoggia per Buglione, ancora col sinistro, grande parata, grandissima parata di rientro da parte del portiere degli splash che si affida al calcio d'angolo. Sul punto di battuta c'è Andolfi. Andolfi prova a cercare un compagno libero, attenzione. Buglione, la finta, attenzione, clamorosa occasione di contropiede da parte degli splash, l'appoggio poi recupera, potrebbe calciare in porta, forse perde l'attimo, resiste, limite dell'area, lo fa, palo pieno, che occasione per poter riportare in partita la propria squadra e inchiodare il punteggio sull'1-1, ma non riesce a trovare la via del gol. Allora Buglione, Andolfi, destro, intercettato Andolfi sul punto di battuta, vedi, serve Buglione che calcia, la deviazione è ancora calcio d'angolo. Che partita fin qui quella di Buglione, intensità altissima. Buglione sul punto di battuta, il pallone per Andolfi che sbaglia completamente il passaggio. Lo sa quanto al primo? Lo sa Rio? Quanto al primo? Quanto manca? Attacca con numero 22, serie di finte, può calciare in porta, lo fa, eccolo qui, il pareggio degli splash, era già nell'aria, con numero 22, piccola deviazione che forse inganna il portiere e rientrano in partita di Viola, è 1-1 in questo quarto di finale, assolutamente splendida partita. Andolfi, retropassaggio, a fondo dentro, riesce comunque a recuperare, l'anticipo in avanti, sfilare il portiere. Punto di battuta, l'aggancio di Buglione e poi recupera, che poi finta, ma tiene il pallone Buglione, ma che partita sta facendo il numero 19 dei malesseri. Battuto, Buglione prova a calciare, tacco, prova ad intendersi col compagno, attenzione, resiste alla carica, poi la serie di finte, attenzione, può calciare in porta, lentamente sale il ritmo da parte dei Viola e sfiorano ampiamente il vantaggio, possibilità, piattone, nulla da fare. Buglione, finta splendida di Buglione che si crea lo spazio per calciare, la risposta del portiere, l'anticipo di Andolfi, il pallone recuperato dai nerazzurri, si combatte al limite dell'area e poi arriva Buglione che poi ritorna verso il compagno di squadra, poi sbaglia, disimpegno e resiste. Prego. Rimessa a favore dei Viola,
Sul punto di battuta c'è il numero 4 che appoggia verso il 22. La finta a liberarsi davanti al portiere! Clamoroso! Clamorosa occasione! Per raddoppiare poi il sinistro esterno della rete! Continua a subire nelle retrovie la squadra di Buglione, che qui aggancia il pallone, lo stoppa, prova a girarsi, combatte, resiste alla carica, ancora Buglione, limite dell'aria, il destro! La risposta del portiere. Avete sentito? Andolfi calcio, attenzione! Laterale, Andolfi calcia, esterno della rete. Calma, voglio calma. Ancora un destro, trova il piede di Andolfi. Lancio dentro, il tacco a liberare. Palla dentro, Buglione ha provato ad intercettare, non riesce a tenere palla in campo. Andolfi prova a calciare poi il compagno di squadra, la respinta. E allora si riparte da dietro. Palla dentro per il solito Buglione, tocco sotto di testa! Che azione! Meravigliosa idea di Buglione, che dispensa calcio questa sera. Tocchetto ad alzare il pallone, colpo di testa da parte del compagno. A centimetri dal raddoppio. Poi il destro qui! Palla dentro, la risposta del portiere. Resiste qui, attenzione, può provare a calciare in porta. Non riesce. Oh, lasciami se mi senti che la mandata, metti in mezzo a mandata. Battuta da parte del portiere, attenzione direttamente tra le mani dell'altro numero 1. E su questo rilancio si chiude il primo tempo, è 1-1 al Salice tra Splash e Malesseri in questo quarto di finale di ritorno. Partita splendida fin qui. Stadio Salice, quarto di finale di ritorno, Malesseri contro Splash, è 1-1 la prima frazione di gara. Al vantaggio dei nerazzurri ha risposto il pareggio dei viola. Vediamo che succede per questa ripresa, chi porterà a casa la qualificazione e il passaggio del turno. Attenzione, l'errore da parte del portiere, il destro! E poi rimedia con questo tuffo. Occasione, palla in avanti. Lo stop. Prova a liberare la possibilità di calciare in porta. Viene però anticipato. Ripartenza da parte di Malesseri. Attenzione, palla dentro per Buglione. Grande anticipo. Poi prova a recuperare Buglione. 1-1, mi. Al vantaggio Malesseri risponde il pareggio di Dio. È da poco iniziato il secondo tempo.
ok. No, ma arriva... come dire piazzato, come dire piazzato, ma arriva casi a aspettare. Ma bellissimo. Bra- hai ragione, hai ragione. Riparto le viola, attenzione. Prova a tagliare dentro, Andolfi anticipa, vede Serve Bugione che salta l'uomo col sinistro, gran potenza. Non riesce a trovare la porta. Si combatte. Andolfi resiste. Possibilità di darla dentro, poi Bugione. Bugione, retropassaggio. Attenzione, prova a caricare il destro, l'anticipo da parte del numero 21. Poi Bugione stranamente in posizione difensiva. Andolfi riceve il pallone. Ancora verso il numero 6. Il controllo sempre per Andolfi. Al centro di centrocampo appoggia all'indietro per Bugione che con l'esterno prova a tagliare per il compagno di squadra. Non si intende. E la palla sfila fuori. Vediamo chi conquisterà questa sfida. Grande proiezione da parte del numero 22 che resiste dentro, gol! L'anticipo! Che occasione! Arriva di punta su Andolfi e trova il vantaggio! È 2-1 per gli Splash! Grande proiezione davanti da parte del numero 22, la palla tagliata al centro e l'anticipo che vale il vantaggio! Bugione calcia la respinta del portiere, a sorpresa la ribaltano i viola. Conte. Dentro Bugione, finta di Bugione, ancora anticipato. Combatte il numero 19 sul punto di battuta, vede serve Samu. Bugione calcia. Va dentro! E poi calcio a Bugione! Alta! Uno, due. La respinta, il controllo, attenzione! Andolfi! La palla per Bugione! Resiste alla carica, attenzione! Prova a sfilare! Andolfi! Numero 4 temporeggia, poi attenzione. Buona l'idea, questo pallone interessante col sinistro. Esterno della rete. Recupero di Samu, gol! Riapre la partita, inchioda il risultato sul 2-2, ma che gol! Grande piattone di Di Domenico al... l'incrocio dei pali ed è 2-2, riapre il match qui al Salice. Si infiamma subito la ripresa. Salta l'uomo Andolfi col destro. Andolfi, Bugione, lo stop, si gira, Bugione, la porta sul sinistro, combatte con il numero 22, ancora Bugione, resiste alla carica, poi rientra, cerca un uomo libero, ritorna all'indietro verso il portiere. Conte, appoggio per il numero 6, il lancio dentro per Andolfi, Andolfi si gira col destro, fermato. Ancora Andolfi, poi prova a respingere, grande numero, attenzione! Recupera il pallone, prova a creare lo spazio, viene fermato, attenzione, la ripartenza di Domenico si propone, non riceve il pallone, poi palla fuori. Intanto c'è un cambio nelle fila dei viola, piccolo infortunio per il numero 9 che non riesce a restare in campo e allora si riparte dai malesseri. Calcia Bugione ma non trova la porta.
Di Domenico. Non si intende con Buglione. La palla è fuori. Intanto 2-0 Atalanta, per la cronaca. Europa League che prende la strada dell'Italia. Fallo, attenzione! Intervento dell'arbitro. Di Domenico. Sinistro, la risposta del portiere. Calcio d'angolo. Di Domenico, Buglione, scaramento al destro, poi Andolfi, l'uscita del portiere. Battuta del portiere. Buglione resiste alla carica. L'appoggio è per Andolfi. Andolfi ancora all'indietro. Prova a liberare il compagno di squadra. Resiste alla carica. Subentra Andolfi che ritorna verso Conte. Conte prova ad alzare la testa. Preferisce ridare ad Andolfi. Rischio qui sul fondo del portiere. Sbaglia tutto. E la ripartenza con rimessa laterale da parte dei Viola. Battuta verso il numero 4, cerchio di centrocampo, prova il destro alle spinte di Andolfi, rimessa laterale. Battono subito gli splash, grande, tocco sotto, attenzione, prova a metterla dentro, Andolfi tocca di mano e c'è calcio di punizione da ottima posizione per i Viola. Calcio di punizione da ottima posizione per gli splash sul punto di battuta, c'è il numero 6 dei Bio. Il tiro a giro, la risposta di Conte, poi Di Domenico prova ad uscire, tocca Andolfi verso Buglione che si proietta in avanti subito a combattere. Guadagna però una rimessa laterale. L'ha presa lui col piede. Sul punto di battuta subito Buglione. È sul tuo campo, non ci posso fare niente. Lo so, immagina la giocata. Buglione dentro, Andolfi. Andolfi carica al destro, la respinta. Andolfi, Buglione. Attenzione a Buglione, prova a portarla sul sinistro. Resiste alla carica di due uomini. Alza la testa e ritorna all'indietro verso il compagno di squadra. Cerca un uomo libero, sbaglia. Attenzione alla ripartenza degli splash che provano a crearsi lo spazio, poi rientra Di Domenico che ruba un gran pallone, parte come un fulmine verso la porta, supera! È l'uscita del portiere provvidenziale a salvare la possibilità di colpire in porta. Di Domenico prova a girarsi, tocca all'indietro per Buglione che prova a scaricare. Si libera, attenzione Buglione, porta vuota, non riesce a girarsi. Prova a ripartire. Bellissimo match fin qui, risultato sul 2-2. Ripresa chiusa sull'1-0 col vantaggio dei nero-azzurri. E poi il pareggio dei Viola che erano anche passati in vantaggio. Ma poi Di Domenico, attenzione qui Buglione. Di Domenico con un gran destro all'incrocio dei pali ha fissato il punteggio sull'1-2-2. Chiedo scusa. Lancio in avanti. L'uscita di Conte. Subito la battuta, Conte! La battuta!
bene così. Sfida di calciare. Attenzione, si libera davanti a Conte, grande parata, poi prova a ripartire, qui Di Domenico, c'è questa palla intercettata, si combatte a Ceccio di centrocampo, poi ancora Di Domenico che resiste di testa, palla dentro e arriva tra le mani di Conte che subito rinvia in avanti verso Buglione, lo stop difettato, la risposta e la ripartenza da parte dei Viola col numero 22 che tiene il pallone in campo, anzi no, e c'è la rimessa laterale a favore dei Nerazzurri. Lancio dentro, Andolfi, lo stop. Andolfi per Buglione, Buglione per Di Domenico che calcia subito. Alta. Ragazzi, pensiamo a noi, ragazzi. Ragazzi, pensiamo a noi. Dopo. Gol! 3-2, vantaggio per i malesseri. Vantaggio dunque per i malesseri, attenzione il destro, Conte la parata, poi Andolfi prova a liberare in avanti, colpo di testa, tiene il pallone. Intervento di Buglione che concede però una rimessa pericolosa. C'è un cambio nelle fila degli splash. Dentro, alta. Conte. Attenzione, grossa occasione. Lancio in avanti, Di Domenico, prova a controllare. Ricordiamo il punteggio 3-2 per i malesseri. Gol arrivato quasi in un momento cruciale della partita. E allora Buglione. E allora salta l'uomo. Resiste Buglione. Sbaglia qui, attenzione. Rischia grosso con la ripartenza. È provvidenziale Conte. E si rifugia in calcio d'angolo. Dentro questo pallone che sfila Di Domenico, lo aggancia e calcia. Poi ancora Di Domenico per Buglione. Buglione bravissimo a tenere palla, ritorna per Di Domenico, grande azione Buglione, che sinistro, ma che azione tra i due. Di Domenico resiste, poi prova a girarla con un'acrobazia in porta, non riesce a trovare la porta. Il rilancio del portiere, si combatte nel cerchio di centrocampo, attenzione, il contropiede, poi interviene duramente Buglione, l'arbitro vede subito un calcio di munizione a favore dei Viola. Serie di cambi nelle fila degli splash, punteggio sul 3-2 per i malesseri. Missione già battuta completamente da dimenticare e rimessa ancora a favore dei Viola.
palla dentro nella terra di nessuno, allora fa sfilare Conte che non ha nessuna esigenza di ripartire velocemente. Andolfi, Di Domenico, Buglione, ritorna su Di Domenico, entra duro e l'arbitro trova ancora un calcio di punizione. Intervento dell'arbitro che... 3-2 in vantaggio, ma l'Esteri però restano in vantaggio. Sì, per forti di quello che è successo all'annata. Mi pare era un 5-1. Grande partita dei Malesseri dunque, ma ai fini del risultato cambia poco, forti della goleada della gara d'andata da parte dei Viola. Calcio di punizione, qui sul punto di battuta c'è Buglione. Buglione calcia e trova la barriera, la rimessa laterale, l'aggancio subito Buglione che ha fretta di ripartire. Ancora Buglione, si avvicina Andolfi, l'appoggio per Buglione che carica il sinistro, trova però un muro. Ripartenza Viola, limite dell'area, attenzione, serie di batti e ribatti, poi l'aggancio da parte del numero 6, si propone Di Domenico, vediamo se gli dà il pallone, poi il taglio dentro, c'è comunque l'anticipo e ancora una volta ripartenza Viola. Si combatte tra due uomini, poi Di Domenico e poi il fallo. Rivista laterale. Sì, perché è uscito e poi si è toccato. Vai. Deforme il campo. Era un gol buono, tutto studio. Attenzione Buglione. Buglione si allarga sul sinistro, viene però fermato al momento di calciare in porta. Uomo ovunque di questa partita, Buglione. Una prova strepitosa da parte del bomber dei Malesseri. Conte. Rilancia in avanti. L'anticipo, poi ancora il pallone che sfila, fa buona guardia però Conte che la mette a terra. Apertura per Andolfi che ritorna indietro. Andolfi tiene palla, cerca un uomo libero, appoggia sempre per Buglione che è l'uomo ovunque, resiste alla carica a Buglione ed è ancora un calcio di punizione. Come si chiama il 6? I don't know. Lorenzo, il tuo cognome qual è? Dauria. Gennaro Dauria, il grande all'epoca. Quando è il tiro? Sul punto di battuta c'è Di Domenico. Si allontana la barriera da parte dei Viola. Vediamo se Di Domenico proverà a sparare in porta oppure appoggerà per qualche compagno vicino. L'arbitro indica il fischietto alla bocca di Domenico. Brivido! E poi Buglione, tiraccio! Gran tiro di Di Domenico che per poco non sorprendeva il portiere. Attenzione ancora Di Domenico che calcia! Il portiere in due tempi è bravissimo a dire di no. Calcia Conte! Che parata! Forti del 5-1 dell'andata, gli splash conducono questo doppio quarto di finale per 7 reti a 4. Andolfi, Dauria, taglio per Buglione che prova a girarsi. Buglione resiste. Grossa polemica arbitrale da parte del Malesseri. Capito? I numeri. Ma era fornuta la partita. Sembra l'ultima partita succede. Vai, uno. Conte. Ragazzi, 2 minuti da adesso. Lancia in avanti. Uno. Di Domenico. Andolfi. Di Domenico. Finta, calcia. Buglione.
Gigione, gol sinistro, fuori. Due minuti alla fine delle ostilità. Due, tre. Rilancio in avanti. Di Domenico, prova. Calcio di punizione, caccia in porta la respinta della barriera. Ci avviamo verso la conclusione del match. Vantaggio per 3-2 da parte dei malesseri, che però ai fini del risultato incide poco. Attenzione, occasione! Polo! Gran contropiede degli Splash. Conte, Buglione, controlla, prova a girarsi, resiste Buglione. Hanno fretta i malesseri. Dauria, lancio in avanti, lo stop. Calcio in porta, alto. Dauria, lancio deviato, rimessa. Andolfi, Di Domenico, anticipato. Ripartenza Splash. Alla dentro, e ancora Conte a dire di no. Ancora Conte a dire di no. Dentro Dauria, prova ad uscire palla al piede, resiste alla carica. Bravissimo Dauria, che corre verso la porta. Dentro per Buglione, anzi per Adolfi, che prova a girarsi, non riesce. Andolfi sul punto di battuta. Buglione prolunga per Dauria. Il tiro di Dauria tra le mani del portiere. Si spegne così questa partita, che attualmente con questo risultato qualifica gli Splash al turno successivo. 3-2 a favore dei malesseri.